mister Cotroneo, si può sorridere, no? Perché dopo una gara in cui siete passati in svantaggio, l'avete recuperata 2-1, poi sembrava che la state controllando, arriva il gol di Azzedi e poi cosa è emerso? Il carattere, la voglia di vincere e un gran gol di Malandra? Hai detto tutte e tre le cose. Ho visto una squadra che è andata sotto, penso sul primo calcio piazzato che c'è stato, hanno fatto una gran punizione. Abbiamo reagito molto bene, mi sembra che in campo ci siamo stati solo noi, nulla togliere all'avversario, ma mi sembra che insomma la partita era questa. Poi purtroppo una disattenzione su una punizione da metà campo e ci siamo un po' distratti e questo non deve succedere a una squadra come noi. Poi invece è uscito veramente il grande carattere di questa squadra, che in 5 minuti di recupero penso ha fatto 4-5 palle gol e quindi forse sulla più difficile ha fatto un gran gol Sebastian. Quindi sono stracontento per i compagni, perché hanno dimostrato, per i ragazzi, perché hanno dimostrato per l'ennesima volta dopo domenica che pur soffrendo riescono a tirar fuori il massimo, e questo è quello che ci serve a noi per fare un gran campionato. Tra l'altro nel finale credo che Malanda sia stato spostato un po' più avanti, no? Abbiamo cercato di trovare la soluzione migliore, spostando qualche ragazzo, mettendo qualche giocatore più offensivo, e ci siamo riusciti, siamo stati bravi e fortunati, perché non sempre si riesce, anche perché dopo le prime 2-3 palle cominciava a scendere il buio, invece poi Malandra ha tirato fuori questa grande giocata. Sono contento per lui e per i ragazzi, perché veramente si meritano questo dopo un mese tiratissimo, partiti ritardissimo, e quindi diciamo che non abbiamo neanche ancora i 90 minuti sulle gambe, perciò queste sono tutte piccole attenuanti che però bisogna considerare nella gestione della partita. Con i tre punti si lavora meglio? Assolutamente sì, ci sono mancati domenica, purtroppo non ci siamo riusciti in 10 e non era semplice. Oggi ci siamo riusciti, ripeto, una grande prova di carattere, però ho visto veramente una grande squadra che provava a fare quello che per quello che ci alleniamo la domenica, quindi mi sembra che abbiamo preso la strada giusta, adesso bisogna dare continuità ai risultati. Ecco, come si fa ad allestire, amalgamare una squadra in corsa? Perché poi anche oggi è entrato Caraccio, che è arrivato da poco a voi, poi domenica appunto già ricordato non vi siete fatti neanche mancare l'uomo in meno, ci sono tante problematiche da affrontare. Beh, sicuramente questo purtroppo era, sapevamo che dovevamo soffrire all'inizio, perché siamo partiti, penso, nessuno come noi in Italia penso che può partire il 20 agosto, quindi però insomma con sacrifici e lavoro in mezzo al campo, la disponibilità della società a farci allenare mattina e pomeriggio, e quindi ecco, con il lavoro cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno. Una certa impronta già si sta vedendo, no? Dalla Coppa Italia e il campionato, comunque qualche bel fraseggio, qualche rispetto, diciamo, delle distanze tra i reparti eccetera, i ragazzi lavorano. Assolutamente sì. Beh, questo, se pensiamo che oggi noi in un mese oggi abbiamo fatto 5 partite di cui 4 ufficiali, quindi diciamo che la rincorsa non era semplice, però i ragazzi, ripeto, sono molto disponibili, è quello che serviva a questa società per rinascere, per ricrederci e per riportare entusiasmo. Sono contento perché ho visto i ragazzi sotto la tribuna che mi hanno battuto le mani, questo è un buon inizio. Domenica Ferrini, che avete già incontrato in Coppa Italia, un po' vi conoscete, forse loro non si sono, come dire, espressi al massimo, hanno già iniziato benissimo il campionato, 2 vittorie. Oggi hanno ancora vinto, quindi diciamo che è una squadra, da quello che sapevo, che giocano insieme già da un paio di stagioni, allenatore molto bravo, Quadrato, una squadra molto organizzata, non si inventano nulla e noi cercheremo di andare a sorprenderli e di giocarci la partita. D'altronde solo questo possiamo fare. Mister, che campionato sta trovando in Sardegna? Cosa si aspetta? Perché poi non è semplice, la Serie D ha un'altra visibilità e ci sono anche forse più parametri per capire gli avversari, certo, eccetera. Certo. Qua in Sardegna c'è... È difficile reperire immagini o cose, però noi ci proviamo, cerchiamo di sfruttare tutte le amicizie che abbiamo in Sardegna. Ripeto, penso che sia uno dei campionati più difficili la Sardegna in tutte le altre regioni d'Italia, perché logisticamente è difficile affrontarlo, e oggi si è dimostrato una squadra con carattere che fino all'ultimo ha combattuto, poteva soccombere, invece è rimasta in partita, quindi è un campionato difficilissimo, ci siamo resi conto già dalla Coppa Italia, e quindi diciamo che ci stiamo preparando anche a quello. E si gioca anche a 30 gradi. Assolutamente, oggi si moriva, l'umidità penso il tasso sia stato il 100%. Grazie mister, complimenti per la vittoria, in bocca al lupo per l'avventura. Crepi lupo, grazie dei complimenti.